video. Allora, oggi è un svuota la spesa MD. Ebbene, mi sono trovata fuori e me ne sono approfittata subito a fare la spesa. Sono andata a fare un servizio, dovevo andare all'Eurospin, però avevo poco tempo e i bambini, come al solito, facevano i capricci, quindi mi sono mantenuta ad andare all'MD, però non mi dispiace affatto, anche perché ho trovato un contenitore che a me serviva già da tanto tempo. Ovviamente faccio la svuota la spesa con il sottofondo dei miei figli che non mancano mai. Quindi anziché mettere la musica, metto il sottofondo del chiacchiericcio dei miei figli. E Alessio che parla in continuazione. Bene, vi faccio vedere ciò che ho comprato all'MD. Insalata iceberg. Un meloncino, non lo so come lo chiamate, cantalupe, cosa è retato, insomma è quello arancione dentro, una costa di sedano e le fragole, sono tre vaschette di fragole. Offerta 1,09 euro di savoiardi, che poi vado a fare una bella ricettina. Si sa, savoiardi, tiramisù, ebbene sì, faccio un bel tiramisù, però volevo provare a fare un po' di crema alle fragole, non so se riesco, ma ci proverò. Poi ho preso, per far stare un po' zitti, infatti ho aperto la confezione, i Kinder colazione più, costavano 1,99 euro, e ho preso due confezioni di brioche. Poi sempre in offerta, a 80 centesimi, si chiamano la dolce pan di Spagna, no, cioccolatici merendine, così. Metti qua Luigi, mi faccio aiutare un po' da dietro le quinte. Poi ho preso questo dopo, allora faccio vedere, erano in offerta a 90 centesimi i bruschettoni, bruschetta, casa di pane bruschetta, e ho preso due confezioni e li vado a tostare. Ho intenzione di fare una con le verdure e l'altra al pomodoro e un po' di carne sfilacciata, però vedo che mi inventerò. Poi ho acquistato, faccio vedere qua sul tavolo, c'è un casino, lo tolgo prima la busta. Ok, allora, patatine gusto paprika. Allora, due barattoli, questi stavano 2,69 euro, ho preso due barattoloni simil Nutella, Choconut, è buonissima, ci faccio un sacco di dolci con questa qui e poi veramente buona. Peccato che non posso per la dieta, però vi garantisco che è buona, giusto il mio frontino. Poi continuiamo, ho preso 3 litri di latte, questo qua della Manga Paradiso, latte parzialmente scremato, ne ho presi 3, un altro è in giro in qualche busta. Però va, io vi voglio far vedere cosa ho sul tavolo, vi faccio vedere giusto un secondino. Wow, so, un caos, però piano piano, aspetta, vi poggio qui, vi faccio vedere cosa ho. Allora, sì, bingo bingo. Poi ho acquistato simil Shakebon, credo, sì, Shakebon, comunque. Vabbò, io con questi nomi shue, non ne capisco, ho preso due alle verdure di questi qua e questo banzai costava 80 centesimi, ne ho presi giusto 4, giusto per i ragazzi che loro piacciono queste cose qua. Poi ho preso due pacchi di panini a ciabatta. Questi qua, no, non so, sì, 1,99 euro il pacco, ne ho presi le due. Poi ho preso maionese squiz, sì, salsa squiz della linea Cucina e Sapori,
Questa qua non l'ho mai presa, quindi non so com'è, poi vi faccio sapere se è buona come quella dell'Eurospin. Credo che sia lo stesso buono. Ah, ecco, l'altro del Sekebon. Poi ho preso a 60 centesimi queste qui, le Madeleine. Madeleine. Sono dei dolcetti. Madeleine. Poi, va bene. Ho preso questi qua. Panini hot dog compagnia dei panettieri. No, Ale, fermo lì con le fragole. Poi ho preso questi qua, una confezione di 6 brick alla pera, un pacco di farina semola rimacinata di grano duro. Sono due pacchi di questi qua, simil Kinder Pinguì, sì, Kinder Pinguì. Poi ho preso alla macelleria, si chiamano bombette pugliesi, costano 4,73 euro. Poi ho preso rotolo rucolino, 2 euro e qualcosa, ne ho presi due. No, credo che non devono essere tessili. Allora, questo è un altro di bombette, quindi ho preso due bombette, tipo braciole, e tre confezioni di... Ah, questo è impanato, sempre lo stesso, 2 euro e 36 centesimi. Allora, poi ho acquistato pellicola trasparente, un chilo di pasta tortiglioni, due pacchi di queste qua, gnocco sardo. Non compro tanta pasta perché non tanto mi piace, però per me, quando vado di fretta, preferisco, se non uso la Nivella di solito. Ne ho presi due. Questa qua, fermo Alessio. Ho preso queste qua. Madonna mia, mi sta facendo sclerare mio figlio. Senti. Alessio, basta. Sì, mi gocciole. Sì, è mio, metti a posto. Allora, attenzione, se no mi fai andare il telefono sotto sopra. Fatemi mettere qua. Sì, succo dopo, mamma. Poi ho preso 10 hamburger di bovino congelati. Sì, mamma, vai da salsa, vai, lo metti il succo, dale. Allora, poi ho preso pasta sfoglia, era in offerta a 52 centesimi e ne ho prese tre, giusto le ultime tre. E poi stavano sempre nel reparto delle offerte a un euro, sono i prezzi, 1,19 euro. Questi qua, ravioli alla carne, questi qua non li ho mai presi, la prima volta, non so, di solito prendo quelli grandi. Ho voluto provare, questi sono un po' più piccoli, non so se si riesce a vedere. Li ho presi alla carne, vado, vedrò come sono, non so. Comunque ne ho presi tre. Poi ho preso una busta di muesli multifrutta con il miele a 1,19 euro. Poi ho preso per mio figlio che ultimamente non tanto vuole mangiare, quindi ho preso questa qui, essendo pasta all'uovo, delle farfalline pasta reale. Questa qua costava 52 centesimi, no, 49 centesimi, era in offerta, l'ho presa, speriamo che se la mangia. Poi ho provato anche all'MD questa qui, la mozzarella per pizza, questa grande, io mi trovo benissimo, anzi io ve la consiglio perché è buona. Anzi, ringrazio la mia amica Eleonora che me l'ha consigliata e ne vado proprio piena. Ah, ecco, gli altri due pacchi che vi avevo detto. Allora, mettiamo qui.
Poi ho comprato i guanti, anche se la verità io non uso i guanti perché non mi ci trovo proprio bene nel fare le pulizie, proprio mi scivola di tutto, però siccome mi sono fatta male il dito, è proprio alla piegatura e mi fa un male cane pazzesco, quindi ho provato a mettere il Silvelox, il cerotto come si chiama, però alla piegatura quando piego mi fa un male tremendo e quindi vado per guanti, ma ahimè non so come farò. Comunque va bene. Poi ho preso questi qua biscotti di 1 chilo a 1,56 euro. Questo non lo ricordo, e ho preso giusto un'ultima busta di biscotti, perché no, altrimenti ne avrei presi un 3-4. La busta rosa, come me, il colore che piace a me. Allora, ho preso tre pacchi di Emmental Bavarese. Misto cubettato salumi e formaggi 250 grammi a 1,99 euro, mi sì, ho detto bene, mi sono ricordata. Ne ho presi due. Questi qua io certo fanno il casatiello, visto che usano parecchio fare questa ricetta qua, però io faccio proprio il calzone ripieno e ci metto questo composto qua e mi trovo bene. L'ho trovato già fatto e ne ho acquistati due, però uno me lo vado a congelare, quindi me lo posso tenere a lunga conversazione, con le mamme, conservazione. Mi mangio. Alessio, finiscila, non puoi avere tutto. Poi ho preso 4 di prosciutto. Poi ho preso 4 pacchi di speck a 1 euro, sì, a 1 euro l'uno. No, mamma, queste no qui. Questo qui ai peperoni, morta delle peperoni, ne ho presi due. Vabbè, pancetta arrotolata, un po' di salame, vabbè, affettati misti. Poi ho preso una base per pizza, l'ha voluta provare mio marito, non so com'è, poi ti faccio sapere com'è. Aspetta, Ale. Poi ho preso questo qua tonno all'olio vegetale, 3 barattolini di mais. Smette Alessio, attacca Mattia a piangere. Poi ho preso un bel po' di confezioni di Wurster, questi qua piccoli, e una confezione di quelli grandi. Ah, ce n'era un altro, quindi ne erano 4 di questo qua. Un attimo, aspetta. Allora, poi aspetta. Ho preso il pain carré a 35 centesimi l'uno, ne ho presi 1, 2, 3, 4, 5. Sono 6 confezioni. Questo anche dell'MD è buono, è sempre la marca Cabianca, pain carré, è buono. Poi ho preso questo qui, simil galbanino, pasta filata, formaggio a pasta filata, è anche buona, l'ho usata, beh, mio figlio mi sta passando questi qua, Coppa Cacao, li ho pagati, non ricordo se 19 centesimi o 25 centesimi l'uno, non voglio dire cavolate. Poi magari ve lo scrivo dopo nel video, però credo 25 centesimi, tipo Coppa Malufa, simil, ed è l'amarga paradiso, Coppa al cacao, c'è anche qui la panna, e sono anche buoni. Mannaccia la dieta, mannaccia. Beh, così mi passi tu le cose. Ma andiamo qua. Allora, un pacco di sottilette. La panna spray,
Allora, mamma mia, ho preso due di ricotta, però vaga nella busta. Adesso ricotta 55 centesimi e di grammi 250 grammi. Questo qua 80 centesimi, il pesto alla genovese senza aglio. Poi ho preso quattro confezioni, perché non c'era quella grande, ho potuto prendere sì mamma, 250 grammi il mascarpone, e ne ho presi 4. Ah, questa è l'altra ricotta che vi dicevo, sì mamma, metti a posto. Poi vabbè, gli altri ne ho presi 6 di questi qua, li ho messi tutti in una busta. Poi ho preso per me bontà viva, semplicemente bontà, yogurt intero bianco, formato più grande, e lo yogurt intero però bianco. Vabbè, un altro di pesto, vabbè, l'altro di mascarpone, e gli altri tre pacchi che non riuscivo a trovare prima di booster piccolini. Allora, poi andiamo qui, passami qua le cose. Per la colazione, questi qua sono cereali al miele, se ne buoni, semi. 10 uova a 1,79 euro, sì, mi inizia a passare tutto di forza. Poi ho preso i funghi champignon, sono mezzo chilo, come sono pesanti, un sacchetto di patate. Questo qui ammorbidente della DAT 5, ambra, bianco spino e gelsomino. Sì. Ah, l'altra pasta sfoglia, vi avevo detto che ne avevo acquistate 3, e le altre due stavano in questa busta. Poi un sacchetto di carote, sale marino iodato fino, croissant alla crema, la gioia del maritino, il riso basmati, sì, sempre per la gioia del maritino, Montepulciano d'Abruzzo, questo è un vino, è un vino, è un vino buono. Ah, l'altro pacchettino di Wurstel, sì, che ho detto. Formaggio grattugiato, ne ho prese due buste a 1,19 euro. All'altro pacco della pasta gnocco sardo, e mo vi faccio vedere cosa ho preso per me. Ho preso questo bel barattolo con il tappo in bambù, ho preso uno grande, uno piccolo, non so ancora che ce devo mettere, però vado pazza per il bambù, perché mi si abbina proprio per la cucina. E faccio vedere cosa ho preso, che ho abbinato gli stessi colori. Ah, a proposito, la carta da cucina che mio figlio me ne sventola, ho preso questi qua, che ho messo da parte perché sono ancora, avevo paura che mi dicono si abbina il richiamo della mia cucina. Questo qui è un bel barattolo, sempre in ceramica, però posso usare così oppure così. Troppo bello, mi sono proprio innamorata, cioè ha proprio i richiami della mia cucina, proprio nordico, i colori nordici, top. Allora, questo è il mio svuota la spesa. Lo scontrino, dove è lo scontrino? Un attimo, mi sono persa. Poi c'era ogni 30 euro, no, con una spesa, non mi ricordo di quanto era la spesa, comunque credo sulle 30 euro, davano una borsa pagandola solo 3 euro, è una borsa frigo, uno zainetto termico, è questo qui, dando solamente 3 euro di differenza, è comodo per i viaggi, così. Va bene, vi faccio vedere il mio
scontrinone. Allora, questa è una spesa di 192 euro e 52 centesimi. Ne ho prese un bel po' di roba. Allora, questo è il mio svuoto della spesa. Spero che il mio video vi è piaciuto, più che altro vi ho tenuto un po' di compagnia e vi ho dato qualche piccola idea. Mi trovate su Instagram e anche su TikTok con lo stesso nome, Lucri Love Home. Attivate la campanella per non perdervi altri video, vero Ale? Altri video. Mi raccomando, qualche like come supporto per chi vuole, per chi no, non fa niente. Ci vediamo nel prossimo video. Vi do un bacio e ci vediamo. Ciao!